Ambiente, salute e società. In questa puntata voglio parlarvi di anidride carbonica CO2. Capiremo insieme come misurarla all'interno degli ambienti chiusi e anche come purificare l'aria. Lo scopriremo tra pochissimo. Fondamentale purificare l'aria, L'area attraverso eh, dei sistemi di ventilazione. Insieme al presidente Sima, Alessandro Miami, faremo un quadro della situazione proprio sul tema e capiremo quanto è importante purificare l'aria. La recente emergenza sanitaria causata proprio dalla diffusione incontrollata del coronavirus ci ha ricordato l'importanza di respirare aria salubre, specialmente all'interno di ambienti confinati. E ne parliamo proprio di questo con Alessandro Miani, presidente Sima, Società Italiana Medicina Ambientale. Buonasera. Buonasera a lei. Ecco, parliamo appunto di questo, di quanto è importante la qualità dell'aria in ambienti indoor. Beh, è molto importante perché il, il virus responsabile del covid è stato dichiarato a maggio di, di quest'anno un virus airborne, ovvero sia trasportato dall'aria e quindi la prima via di infezione è quella di respirare aria contaminata. Ambienti eh, confinati, ambienti chiusi, aperti al pubblico dove c'è una scarsa ventilazione diventano dei luoghi altamente pericolosi perché noi possiamo respirare particelle di ariosole messe con la nostra respirazione parlando stanutendo tossendo cantando e via dicendo che possono contenere appunto un virus poi le ultime varianti sono ancora più infettive eh, rispetto alle precedenti e quindi eh, eh, verificare le migliori condizioni ambientali dell'aria, di qualità dell'aria all'interno di un ambiente chiuso diventa importantissimo per ridurre i tassi di contagio. E consideriamo che in Italia, anche per necessità di una ripartenza. Non si può tenere tutto chiuso e tenere le persone chiuse in casa a vita. È necessario che le attività ripartano, però è altrettanto importante che possano ripartire in sicurezza. E se un virus si trasmette più facilmente via aria che non via superfici, come si pensava inizialmente. Ecco che eh, tenere una buona qualità dell'aria, ossia un'aria ventilata, un ricambio costante di aria in quegli ambienti, dai mezzi di trasporto fino a arrivare alle scuole, le università, gli uffici, i ristoranti, palestre e qualunque altra attività al chiuso, eh, è, è fondamentale per ri ridurre o mitigare il rischio di contrarre infezione respirando aria potenzialmente effetta, Emessa o espirata da altri soggetti con noi presenti in un determinato ambiente. Ecco, ridurre o mitigare i rischi, che consigli possiamo dare? Beh, eh, ci sono fondamentalmente oggi eh, due strade perseguibili. Uno è quello di arieggiare, e questo si può fare a livello eh, manuale o meccanizzato con sistemi di VMC o di aspirazione in continuo dell'aria. E questo significa diluire i contaminanti che si trovano all'interno dell'aria, compresi i contaminanti di origine biologica come virus e batteri. L'alternativa a questo è quello di eh, bloccare, quindi mettere dei filtri all'interno degli ambienti in cui l'aria eh, interna, indoor, eh, ricircola attraverso questi filtri e questi filtri bloccano le particelle. Ad oggi eh, ci sono diversi sistemi, quello che noi diciamo da sempre è che, che sia un sistema piuttosto, piuttosto che un altro, quindi un brand piuttosto che un altro, e che siano stati validati dalla scienza, ovvero sia che le tecnologie siano state poste sotto test eh, scientifici presso laboratori primari, pubblici, italiani o internazionali, che verifichino... Eh, con, eh, voglio dire, della strumentazione professionale che ciò che dice l'azienda corrisponda alla verità, perché metterci in casa, in ufficio, piuttosto che in una scuola, un dispositivo che A può essere non parametrato al volume d'aria complessivo da trattare e quindi non è in grado di diluire completamente gli inquinanti, oppure B. Eh, promette di bloccare virus quando invece non riesce a bloccare neanche batteri per, per dimensione, intendo dire, ecco, eh, sono soldi pubblici o privati spesi male e non si risolve il problema. On top a questo eh, c'è la possibilità oggi, misurando l'anidride carbonica, la CO2, di eh, poter eh, valutare qual è il livello di rischio e quindi di poter tenere a certi parametri di CO2 un rischio molto molto contenuto. Ecco, questo è un elemento molto importante che è emerso anche da poco della misurazione appunto della CO2 negli ambienti indoor. Sì, è un tema questo che in Italia stiamo portando avanti noi con, eh, con la nostra società scientifica grazie alla collaborazione di ottimi ricercatori che eh, con noi lavorano e eh, a livello internazionale è stato portato avanti da altri gruppi di ricerca principalmente americani, ma anche europei e eh, devo dire che in molti stati nel mondo la misurazione in continuo della CO2 è regola abituale, in alcuni stati obbligatoria, in altri è suggerita dai comitati tecnico-scientifici, ma eh, se posso eh, dirlo in maniera semplice, quando noi respiriamo, ovvero sia espiriamo e mettiamo questo aerosol di goccioline che sono quelle che eh, se noi eh, alitiamo su un paio di occhiali, vediamo, o su uno specchio, ecco, vediamo questa. Questa nebbiolina, ecco, dentro questa nebbiolina, se siamo infetti, si può trovare un virus e quindi eh, noi emettiamo questa nebbiolina al pari di CO2. Misurando la CO2 possiamo sapere qual è il livello di rischio di saturazione in ambiente eh, di, eh, di queste goccioline potenzialmente infette e quindi quanto eh, a certi parametri di CO2 possiamo ridurre il rischio di respirarle. Si sente parlare anche di sanificazione attiva e passiva. Ecco, cosa significa? Beh, eh, sanificazione attiva e passiva eh, sono dei sistemi che sono in grado, eh, tramite attivazione di luce, quindi fotocatalisi e l'utilizzo di materiali come il biossido di titanio piuttosto che altri, eh, di eh, poter intercettare il virus e eliminarlo, ucciderlo. Il problema è che eh, questi sistemi, come anche i sistemi a luce UV o UVC piuttosto che al plasma, ad ozono, eh, offrono anche dei rischi, nel senso che anche ricerca scientifica recente, eh, molto autorevole, eh, ci dice che possono essere utilizzati ma in assenza di persone, eh, perché questi possono eh, generare delle reazioni chimiche in atmosfera, quindi nell'aria indoor le quali eh, arrivano a produrre dei composti organici che sono più pericolosi di quelli che vogliamo andare a combattere, da un lato. Dall'altro lato, eh, se si tratta di sistemi di fotocatalisi al biossido di titanio, non bisogna dimenticare che il biossido di titanio, se inalato, è cancerogeno, ce lo dice anche un'indicazione diciamo, un dell'Unione dell Europea per l'etichettatura dei prodotti che contengono biossido di titanio. E quindi eh, questi dispositivi dovrebbero essere, eh, dovrebbe essere fatto un, un test di rilascio, ossia per verificare nel corso dei mesi o degli anni che eh, non ci sia rilascio di particelle di biossido di titanio. Purificare l'aria all'interno degli ambienti chiusi, i cosiddetti ambienti indoor, è fondamentale, fondamentale soprattutto per prevenire anche delle malattie, delle infezioni. E quando parliamo di ambienti chiusi, pensiamo a tutti i luoghi che noi quotidianamente frequentiamo, dalle case fino ai posti di lavoro, ma non dimentichiamoci invece le scuole, lì dove trascorrono la maggior parte del tempo i nostri figli. Quindi capiamo come proprio all'interno delle scuole, L'aria viene purificata. Abbiamo installato i rilevatori semaforici per poter controllare i livelli di CO2 all'interno della classe. Nel momento in cui i colori cambiano, i ragazzi sanno di dover aprire porte e finestre per consentire ai livelli di tornare nello stato di normalità. Continuiamo ad approfondire il tema della qualità dell'aria. Un indicatore della qualità dell'aria è la concentrazione di anidride carbonica e cercheremo anche di capire come essa è collegata con la diffusione del coronavirus. E lo facciamo con il professore Gianluigi De Gennaro, docente di Chimica dell'Ambiente dell'Università di Bari. Buonasera professore. Buonasera. Ecco professore, stavamo appunto parlando di purificazione dell'aria, ma soprattutto anche della misurazione dell'anidride carbonica all'interno di una stanza negli ambienti indoor. Perché è così importante misurarla? Perché l'anidride carbonica ci dà informazioni circa la capacità che in quell'ambiente c'è di ventilare a sufficienza l'aria. Uno dei problemi fondamentali del contagio da questo virus è la possibilità che il virus si trasmetta attraverso finissime goccioline che galleggiano nell'aria. Noi abbiamo necessità di diluire queste goccioline che possono contenere virus e quindi lo dobbiamo fare ventilando, areando opportunamente i nostri locali. Come possiamo verificare se abbiamo ventilato a sufficienza? Attraverso la misura della nitride carbonica che in qualche modo siamo noi stessi ad emettere e quindi ci dà una misura della... Popolazione che in quel momento è presente all'interno degli ambienti confinati e in che modo questo può determinare un rischio per il contagio da, da Covid. Ecco, numerosi studi hanno dimostrato la correlazione tra la qualità dell'aria interna e la produttività. Voi avete fatto anche delle, degli esperimenti, possiamo chiamarli così, degli studi proprio nelle scuole. Cosa è emerso? È emerso che lì dove non c'è controllo della ventilazione, della reazione, qualche volta le concentrazioni degli inquinanti indoor possono essere molto elevati, alcuni di questi come la CO2 possono determinare dei problemi sull'apprendimento dei, dei ragazzi, soprattutto quando le concentrazioni sono molto alte, perché ormai abbiamo ridotto i nostri ambienti confinati a delle camere stagne, quindi sono chiusi d'inverno per tenere dentro il calore e chiusi d'estate per tenere dentro il fresco. Pertanto le concentrazioni di questi inquinanti, come l'anidride carbonica che noi stessi emettiamo, rischiano di essere particolarmente elevate, fino a determinare appunto poi dei danni anche sulla nostra capacità di apprendimento. Questo per l'anidride carbonica. Poi ci sono tanti altri inquinanti invece che possono determinare dei danni cronici, sulla salute, ossia dei danni che poi si rivelano a lungo termine. E per questi, lo stesso occorre ventilare e ariare opportunamente. Quindi, insomma, viene bene questa attenzione che stiamo avendo per il rischio di contagio da Covid, perché ci dà la possibilità anche di controllare meglio quelli che sono gli inquinanti prodotti all'interno degli ambienti confinati. Sì, perché si parla addirittura di studenti che soffrono di sindrome dell'edificio malato, quindi in realtà anche prima dell'emergenza coronavirus era molto importante controllare all'interno appunto degli ambienti indoor queste concentrazioni, appunto. Sì, assolutamente così, anche perché conosciamo pochissimi pochissimo di queste sostanze che possono potenzialmente essere emesse che sono collegate anche alle abitudini dei nostri studenti, a quello che vestono, a quello che portano a scuola, ma anche ad alcune attività didattiche e tutto quello che viene emesso anche dai materiali, dagli arredi presenti all'interno delle aule, resta lì confinato e può essere respirato per lungo periodo da parte dei nostri studenti e questo può determinare alla lunga dei problemi, soprattutto per i soggetti particolarmente sensibili come quelli che lei adesso ha descritto. Ecco, qual è stato il contributo dell'Università di Bari in tutto questo studio? Beh, noi storicamente ci occupiamo di, di inquinamento indoor, ossia degli ambienti confinati, e, e quindi avevamo già da tempo verificato come alcuni di inquinanti pericolosi fossero presenti all'interno degli ambienti scolastici e come gli ambienti scolastici avessero una qualità dell'aria scadente rispetto addirittura all'outdoor. Dove siamo portati a pensare che la qualità dell'aria è, gener è generalmente peggiore perché è collegata, per esempio, con altre emissioni, emissioni da traffico, da riscaldamento anziché da alcune attività industriali. Invece, questo confinamento del, di tutto quello che viene emesso negli in ambienti indoor all'interno degli stessi determina concentrazioni elevate di inquinanti anche particolarmente pericolosi. E noi qui già da anni avevamo lanciato un allarme ins insieme a. Anche a tanti colleghi della comunità scientifica italiana e internazionale. Invece, per questo progetto del SARS-CoV-2 ci siamo particolarmente occupati di verificare l'efficacia di mantenere sotto controllo la concentrazione di CO2 negli ambienti confinati. Abbiamo fatto numerosi studi, alcuni di questi sono stati pubblicati, altri saranno pubblicati prossimamente, dove si verifica che in alcune aule dove si riescono a tenere controllate le concentrazioni di CO2 sotto i 700 ppm, anche in presenza di un soggetto contagiato, il resto della classe, del sistema classe, non risulta contagiato. Quindi vuol dire che eh, in quelle classi dove questi valori vengono mantenuti c'è una ventilazione opportuna che consente di ridurre al, al minimo il rischio di contagio. E quindi consente anche di evitare la DAD, di ritornare ovviamente tutti quanti in classe. Esatto, e questo è il grande, grande problema che riguarda gli ambienti confinati, in particolare quelli scolastici, la possibilità che poi non possono essere fruiti opportunamente e quindi eh, determinare un grande danno per la socialità delle nostre famiglie, dei nostri ragazzi complessivamente, delle nostre comunità. Recenti studi hanno dimostrato che aumentando i tassi di ventilazione è possibile ridurre il rischio di contagio da Covid-19, soprattutto all'interno delle stanze. Questa nuova situazione impone quindi la revisione totale dei luoghi che oggi devono fare i conti anche con la paura del virus. Ma come possiamo testare la presenza del virus in luoghi chiusi? Ne parliamo col professor Pierluigi Barbieri, professore associato di chimica ambientale all'Università degli Studi di Trieste. Buonasera professore. Buonasera e grazie per l'invito. Ecco, le pongo nuovamente la domanda: come possiamo testare la presenza del virus in luoghi chiusi? Allora, le metodologie di rilevamento del virus SARS-CoV-2 nell'aria non, non risultano ad oggi standardizzate. Eh, abbiamo diversi approcci possibili, alcuni dei quali sono derivati dal controllo della qualità dell'aria e dell'aerosol. Eh, appunto negli ambienti chiusi, come si diceva, ma non specificamente eh, ottimizzati per eh, la rilevazione di microorganismi. Eh, e poi vi è un numero di altri eh, approcci, tecnologie, no? eh, per invece mh, tanto rilevare la presenza di eh, frammenti mh, di RNA presenti nel, eh, nell'aria e quindi appunto, ev avere evidenza della traccia. Del virus nell'area stessa, eh, e ulteriori ancora approcci ci consentono di verificare l'eventuale infettività residua eh, presente nell'area sol. Eh, diverse tecnologie, ciascuna delle quali ha dei punti di forza eh, e dei punti di debolezza, eh, diciamo, per evidenziare la presenza appunto del virus, ma soprattutto eh, del virus eventualmente infettivo. Eh, non abbiamo soltanto appunto la necessità di capire se eh, di RNA eh, del virus, ma vorremmo anche capire se questo è ancora in grado di replicarsi e quindi di propagare l'infezione. Uno degli approcci è quello appunto di raccogliere eh, le particelle eh, appunto, di presenti sospese in aria, eh, facendo passare l'aria attraverso dei filtri. Non tutti i filtri sono uguali, eh, alcuni di questi eh, trattengono bene le particelle, ma in qualche maniera le degradano, quindi conseguentemente... Rendendo difficile eh, la diciamo, rilevazione con i metodi eh, appunto di eh, rilevazione con la real-time PCR, che è il metodo per identificare l'RNA virale, eh, altri eh, approcci invece eh, ci consentono proprio di raccogliere delle particelle anche più piccole, eh, presenti nell'aria, eh, senza eh, in qualche maniera eh, degradare il materiale microbiologico presente. Eh, a Trieste abbiamo diciamo, una, acquisito una di queste strumentazioni, eh, la prima in Italia, per quello che ne sappiamo: eh, un campionatore Vivas, si dice, eh, che consente appunto la raccolta eh, di virus eh, vitale nell'aria. Si tratta di tubi, sostanzialmente eh, in cui le particelle, anche più piccole, eh, vengono poste in un ambiente eh, in cui vi è un elevato vapore che fa crescere le dimensioni, conseguentemente eh, le particelle di eh, grandissime dimensioni possono precipitare, vengono raccolte in delle vaschette appunto, che, in cui eh, appunto, i campioni possono essere raccolti e messi successivamente in contatto eh, con colture cellulari per vedere se nell'aerosol raccolto eh, c'è virus in grado di replicarsi. Ecco, lei fasi. mi ha proprio anticipato perché le avrei chiesto appunto dell'impegno dell'Università di Trieste. Infatti le volevo proprio chiedere questo. In questi due anni di emergenza sanitaria, quanto è stato importante anche l'impegno da parte dell'Università e l'aiuto che hanno potuto dare proprio nella ricerca, nel scoprire, nel cercare di contenere proprio i contagi da virus da Covid-19? Allora, il tema eh, di cui stiamo parlando è un tema eh, tipicamente interdisciplinare in cui... Eh, sono necessarie competenze molto diverse. Eh, ovviamente, eh, l'ambiente medico eh, dà un grosso contributo eh, per diciamo, chiarire, no? eh, diciamo, fornire anche le occasioni per mettere a punto questi metodi, eh, che poi possono venire estesi anche a, ad altre eh, realtà. La parte microbiologica è importante e la parte che seguo più direttamente, quella delle scienze dell'aerosol, ci eh, aiuta a a diciamo, mettere a punto dei metodi efficienti eh, di raccolta del, dell'ariosol virale. Eh, assieme siamo riusciti nel tempo a creare fiducia, e le condizioni e raccogliere anche le tecnologie, assieme ad esempio alla Società Italiana di Medicina Ambientale che ci ha fortemente supportato eh, per affrontare questi temi. Abbiamo lavorato tanto eh, appunto in alcuni reparti ospedalieri. Alla ricerca appunto del virus presente nell'aria, eh, diciamo reparti come il reparto di malattie infettive, in cui ci attendevamo di trovare mh, significative concentrazioni appunto di eh, virus eh, nell'aria, quanto anche in altri reparti eh, che non nascono come reparti di contenimento appunto dell'infettività, come i reparti di geriatria. Eh, con una qualche sorpresa, ma siamo in maniera poi alla fine è ben comprensibile, nei reparti malattie infettive le concentrazioni erano relativamente basse proprio per il fatto che eh, c'è grande attenzione al ricambio d'aria, eh, che è uno dei temi eh, Appunto che eh, questi, questo servizio sta mh, diciamo, evidenziando. Eh, L'elevata eh, diciamo, ricambio d'aria fa sì che la concentrazione anche negli ambienti di malattie infettive in cui ci sono eh, pazienti eh, che emettono eh, diciamo, goccioline no, di contenenti virus, eh, le concentrazioni elevate siano veramente basse. Negli ambienti chiusi è un elemento imprescindibile per contenere i contagi, soprattutto in questo momento, in questi due anni di emergenza sanitaria. E ne parliamo con Cesare Saccani, ordinario di impianti industriali meccanici. Buonasera, professore. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Perché è così importante controllare il tasso di umidità nei luoghi chiusi? È fondamentale per un semplicissimo motivo: la letteratura mondiale scientifica ormai per la stragrande maggioranza, quindi direi oltre il 90% delle, degli interventi degli articoli è concorde nel definire il fatto che il SARS-CoV-2 eh, è trasmissibile attraverso goccioline. Noi emettiamo goccioline quando parliamo, quando ovviamente tossiamo, quando tenutiamo, quando respiriamo. Queste attività sono attività che emettono goccioline in varia in vario numero e con una velocità diversa l'uno dall'altro. Quando respiriamo, per esempio, eh, emettiamo un numero di goccioline relativamente basso a una velocità di un metro al secondo. Quando parliamo, il numero delle goccioline emesse aumenta in maniera importante e la velocità di emissione è 4, circa 4-4,5 metri al secondo, anche in funzione di chi parla, come parla, eccetera. Perché faccio questa premessa? Immaginatevi quindi un numero molto elevato, decine, a volte centinaia di goccioline che partono dal soggetto infetto e tentano di raggiungere il soggetto suscettibile. Ora, la gocciolina che parte dal soggetto infetto è una gocciolina spesso di dimensioni di pochi micron, facciamo 10 micron per avere un ordine di grandezza, considerando che il micron è un millesimo di millimetro, quindi 10 millesimi di millimetro per dire quanto è piccolina e questa gocciolina può contenere alcune centinaia di migliaia di virioni complessivamente diciamo così se la saturassimo completamente 600.000 circa virioni eh, eh, all'interno di questa piccola gocciolina ora se questa gocciolina emessa eh, da un soggetto infetto e carica molto concentrata di virus arriva alle vie respiratorie del, del, del suo dirimpettaio quindi il soggetto suscettibile questo provoca Quasi sicuramente un'infezione, naturalmente non una gocciolina, ma più goccioline, e eh, senza entrare nel merito, insomma, comunque il soggetto suscettibile che riceve queste goccioline è esposto a un grossissimo rischio. La gocciolina però non è un sasso, non è una particella solida, la gocciolina è soggetta a evaporazione. Ecco perché l'umidità dell'aria è un elemento fondamentale. Le faccio un esempio, la famosa gocciolina che, di cui eh, accennavo prima di 10 micron. Se viene emessa in un ambiente che ha il un grado igrometrico, cioè un'umidità del 50%, questa gocciolina evapora in 36 centesimi di secondo. Immaginate quanto poco sia 36 centesimi. Chi ha visto una gara da sci sa quanto poco sia 36 centesimi di secondo. Se andiamo a un grado igrometrico del 90%, questa sopravvivenza, cioè la sopravvivenza della gocciolina prima della completa evaporazione, arriva a 2,2 secondi, quindi stiamo parlando quasi di un ordine di grandezza superiore. Ora, la gocciolina che evapora in 36 centesimi fa poca strada, la gocciolina che evapora in 2 secondi e mezzo, diciamo, per, per arrotondare, ne fa tanta di più e quindi è questa la gocciolina pericolosa che può colpire me, soggetto sano e eh, tendenzialmente eh, portare all'infezione. Ecco, ma un... quali, sono, quali sono gli strumenti anche adatti per controllare il tasso di umidità? Allora, normalmente in un ambiente climatizzato moderno come per esempio non solo le nostre scuole, <ride> un, un sistema per il trattamento dell'aria già fornirebbe un'aria a una temperatura e a un grado di umidità corretto. Naturalmente, molto spesso questi sistemi hanno dei eh, gradi emettono dell'aria o tengono controllata l'umidità dell'aria a livelli un pochino più alti di quelli che le dicevo io, cioè parliamo del 60%. Bisognerebbe prudenzialmente abbassare un attimino. Un altro elemento fondamentale, se lei va a fare un giro su internet e guarda sotto la voce deumidificatori, ci sono degli apparecchi dal costo che è variabile fra i 150 e i 250 euro. Che si attaccano a una spina e tolgono l'umidità dall'aria se io sono in una sala chiusa e ho 10 persone presenti dopo un'ora l'umidità di questa sala sarà incrementata perché ho immesso eh, eh, un, una certa quantità di acqua dovuta alla traspirazione corporea alla respirazione e a tutto quello che ne deriva di conseguenza una sala chiusa con un certo numero di persone tende alla saturazione cioè tende ad aumentare l'umidità la, la, e questo naturalmente fa sì che la distanza di sicurezza aumenti di conseguenza. E torniamo noi di Live Ambiente, Salute e Società perché nella puntata di oggi vogliamo parlarvi di quanto è importante purificare l'aria che respiriamo in tutti gli ambienti, in quelli indoor in particolare. La Well lo dice praticamente la parola stessa, è fondamentale avere un protocollo da seguire proprio per il benessere della persona che passa ovviamente anche dall'aria che respiriamo. Mm -hmm. Negli ambienti frequentati da molte persone, come per esempio i luoghi di lavoro, è quindi fondamentale che la salubrità dell'aria sia certificata. E parliamo proprio di questo, parliamo di una certificazione che si chiama Certificazione Well, un sistema di metrica appunto di certificazione internazionale che ha sviluppato per la salubrità degli ambienti in ottica Covid. E ne parliamo con Daniele Guglielmino, grazie per essere qui con noi e buonasera. Grazie a voi, buonasera. Ecco, parliamo appunto di questa certificazione, cerchiamo di capire in cosa consiste e qual è la sua particolarità. Sì, questo è un protocollo che è stato sviluppato prima, in realtà, della pandemia, e a seguito dell'evento che si è verificato a partire dal, dall'inizio del 2020, ha trovato un adattamento orientato a supportare. La gestione degli spazi chiusi, occupati, come diceva lei, da molte persone, in ottica da contenere il rischio di diffusione dell'infezione da SARS-CoV, eh, che effettivamente richiede un'attenzione a parametri legati alla qualità dell'aria, ma anche a modalità con cui gli spazi stessi sono gestiti. Abbiamo imparato in questi due anni. Eh, che il distanziamento sociale è importante, che le mascherine e i dispositivi di protezione individuali prevengono la diffusione dell'infezione da parte di chi l'ha già contratta la qualità dell'aria e quindi la diluizione eh, della potenziale carica virale presente in ambiente attraverso l'immissione di aria esterna pulita. Ecco, questo è uno dei, degli aspetti che ad oggi, uno dei pochi aspetti su cui abbiamo la certezza che il contrasto eh, eh, contro la diffusione dell'infezione dell quindi della carica virale in un ambiente sia effettivo. Questo programma, questo programma che si chiama appunto WELL, definizione Health and Safety, eh, cioè salute e sicurezza, è pensato proprio per definire una lista sintetica di azioni di gestione e manutenzione degli spazi e degli impianti orientata a garantire una contenimento del rischio di infezione da covid. E tra le varie misure, eh, quelle sostanziali, efficaci contro la presenza di una carica virale in ambiente e quindi nell'area, sono proprio la quantità di aria esterna, quindi la eh, portata da aria esterna immessa in un ambiente per diluire gli eventuali contaminanti presenti e quindi anche le cariche virali che possono essere eh, aria disperse, e poi la manutenzione stessa degli impianti. Quindi il, ehm, la, il monitoraggio delle concentrazioni di contaminanti e la garanzia che l'impianto sia in grado di rispondere e eh, eh, diluire questo contaminante in ambiente in maniera efficace. È una procedura che è verificata da un ente terzo e quindi tutto sommato si ha la possibilità, oltre. Ad avere in atto delle azioni che mitighino questo rischio, anche ad avere una verifica di parte terza che accerti attraverso un organo esterno internazionale che tutte queste misure di gestione e manutenzione degli spazi e degli impianti rispettino questo standard internazionale. E questa, evidentemente, è un'azione. Efficace a supporto di tutti quei locali, ad esempio, esercizi pubblici che fanno della presenza fisica di persone evidentemente il loro business. Pensiamo ai ristoranti, pensiamo ai cinema, ai teatri. Ecco, l'applicazione di una procedura di questo genere in questi spazi permette non di garantire che nessuno si ammalerà evidentemente, ma di garantire che il gestore di quello spazio ha messo in atto tutte le azioni possibili e ad oggi riconosciute, come dire, dal panorama scientifico e tecnico internazionale, per mitigare il rischio e quindi per far sì che le persone possano essere più confidenti nel trascorrere tempo in quello spazio. Ogni quanto deve essere rinnovata questa certificazione? Beh, questo è un percorso evidentemente che si fa una prima volta e poi nel tempo deve essere mantenuto e quindi la cadenza annuale per il rinnovo di questo processo dimostra che anno dopo anno queste misure sono effettivamente mantenute in essere. Ossia la possibilità di poter come dire mh, affermare con serenità che le azioni ad oggi note dal panorama tecnico scientifico internazionale per contenere un rischio di diffusione dell'infezione sono in atto. E ovviamente, eh, siccome per fare questo è necessario agire sui sistemi impiantistici, sulle procedure di manutenzione, c'è anche la possibilità di avere la consapevolezza che i propri sistemi impiantistici di ventilazione, di controllo della qualità dell'aria eh, e quant'altro sono effettivamente controllati e mantenuti con cadenza periodica. Quindi è, è, da un lato, un sistema che supporta... Eh, il raggiungimento di condizioni diciamo così, di maggior tranquillità nella frequentazione degli spazi confinati, dall'altro lato permette anche di poter avere sotto controllo in maniera costante eh, la funzionalità dei sistemi impiantistici all'interno degli edifici. CO2 all'interno degli ambienti chiusi, è possibile capire quanta ne è presente, è possibile purificare l'aria, lo capiremo insieme ai nostri prossimi ospiti che ci parleranno proprio di sistemi che permettono di purificare l'aria ma al contempo anche di capire quanta CO2 è presente negli ambienti chiusi. Misurare nei luoghi chiusi la quantità di CO2 è fondamentale, soprattutto per stabilire la qualità dell'aria. E parliamo proprio di questo con Marco Minardi. Buonasera, grazie dottor Minardi per essere qui con noi. Buonasera a lei. Parliamo subito grazie. di questo dispositivo di misurazione CO2. In che cosa consiste e qual è la sua particolarità? Allora, il, diciamo il dispositivo di misurazione di CO2 ha come particolarità il fatto di andare ad allarmarci, diciamo ad avvisarci quando i valori sono superiori rispetto a quella che è una soglia eh, impostata. Questo ci permette di eh, monitorare appunto quelli che sono i valori di CO2 e compiere delle azioni conseguenti, nel senso che quando abbiamo un valore troppo alto possiamo attivarci per ad esempio operare quello che è un ricambio dell'aria. Questo ci consentirà di abbassare appunto il, il, i livelli di, di valori di CO2 e ci consentirà appunto di respirare un'aria più definiamola più pura, più pulita. Come funziona? No? Può essere utilizzato in qualsiasi luogo? Assolutamente sì. Il concetto è questo: in un luogo eh, condiviso da eh, persone non conviventi, eh, diciamo, la sua ubicazione è naturale, nel senso che scuole, uffici, sale, riunioni, ristoranti, ovvero come dicevi, in tutti quei luoghi. In cui ho condivisione di spazi tra persone non conviventi. E questo, appunto, ci dà l'opportunità e la possibilità di tenere sotto controllo eh, il valore di CO2. È un progetto tutto italiano, ci sono anche altri eh, dispositivi? E qual è la particolarità che lo differenzia rispetto agli altri dispositivi? Il progetto è interamente italiano. Eh, la particolarità è il nuovo tipo di sensore che permette una eh, rilevazione molto più veloce. E questo ci consente di essere più veloci in quella che è, eh, diciamo, un'azione conseguente. E come dicevo, la particolarità nostra è proprio la mh, possibilità di avere questo doppio allarme che ci dà, ci dà la possibilità di individuare il momento esatto in cui è necessario operare quello che è un, il ricambio dell'aria e il momento esatto in cui si può interrompere questo ricambio dell'aria. Questo ci consente il vantaggio di avere. Una qualità dell'aria in termini di eh, CO2 sempre valida, diciamo così, un miglior comfort termico, nel senso che non ho necessità di tenere le finestre aperte quando non, non serve, fondamentalmente, e ultimo, non per importanza, quello che è un risparmio energetico importante. Sicuramente diciamo, questo periodo ci aiuta a mantenere, come dicevo, un miglior comfort termico e di conseguenza un importante risparmio energetico. Ciò non toglie che anche in una stagione estiva, dove ad esempio abbiamo dei climatizzatori attaccati, eh, questa operazione andrebbe fatta comunque, nel senso che il controllo della CO2 sarebbe importante eseguirlo in un ambiente indoor fondamentalmente tutto l'anno. Ecco, al di là dell'emergenza sanitaria è auspicabile comunque utilizzarlo anche in futuro? Eh, direi di sì, eh, diciamo studi eh, che sono stati, oltre al discorso di trasmissibilità di virus che diciamo è uno studio che si è approfondito in questo ultimo periodo se vogliamo, eh, è risaputo se vogliamo che alti valori di CO2 poi possono influire in quella che è ad esempio in una scuola la capacità di attenzione dei ragazzi, piuttosto che eh, diciamo, l'insorgere di fra virgolette mal di testa. Quindi un controllo dell'anidride carbonica indoor è sempre raccomandato. Se Ma questo concetto di controllo dell'anidride carbonica indoor è emerso da poco? Fondamentalmente eh, sì, sono pochi anni, le dico, da quella che è la mia esperienza, ovviamente, eh, ho notato che mh, come dire, lo studio proprio della dell'importanza dei valori di CO2 fondamentalmente è emerso con la nascita, diciamo, del SARS-CoV-2, visto che come dicevo, il rischio di trasmissibilità sembra proprio legato a alti valori di CO2, quindi ad aria virgolettato già respirata se vogliamo L'aria negli spazi chiusi dove passiamo circa il 95% del nostro tempo è una seria minaccia per la nostra salute, per questo motivo è fondamentale che l'aria sia purificata. Parliamo adesso di un nuovo sistema, un sistema di purificazione nanometrica dell'aria con Francesco Cannone che è in collegamento con noi, grazie e buonasera per essere qui con noi. Buonasera. In cosa consiste questo sistema di purificazione nanometrica dell'aria? Allora, è un sistema che adotta una tecnologia brevettata, sviluppata in America, sovvenzionata peraltro anche dall'esercito americano, eh, pensata per la purificazione a, ai livelli delle eh, nanometri eh, in presenza di esseri umani. Quindi, quello che eh, riesce a fare, a differenza di altre tecnologie che non sono coerenti e compatibili con la presenza dell'essere umano, è una purificazione quindi in tempo reale in grado di bloccare particelle addirittura nell'ordine dei 7 nanometri. Uh, questo numero, diciamo così, magari non ha un grosso significato per tutti, però lo se lo raffrontiamo ad esempio alle dimensioni del SARS CoV-2, ecco, questo, questo virus è grande 140 nanometri, quindi immaginate che è in grado di bloccare in tempo reale particelle fino a 20 volte più piccole del SARS CoV-2. Quindi si rende davvero utile utilizzarlo proprio in questo contesto storico, proprio durante la pandemia? Sì, esatto, è una tecnologia che in realtà è nata per proteggerci in generale, dal, 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 dal finanziamento americano, è motivato dalla protezione addirittura da guerre batteriologiche. Eh, ecco, in questo contesto, visto che poi questa tecnologia per fortuna è stata resa disponibile ad usi civili, è perfettamente adottabile per mitigare il rischio di contagio, perché appunto, come le dicevo assolutamente il, il SARS-CoV-2, che è il virus che produce il Covid-19, è eh, nettamente bloccato da questa tecnologia. Nello specifico, quali benefici quindi comporta? Allora, immaginiamo di essere in un ambiente confinato, in un'aula, in un ufficio, in un ristorante, e di avere in azione il nostro il, il purificatore. L'aria in quell'ambiente sarà anche in maniera Uh, rapida perché per quanto piccolino riesce a purificare uh, grossi volumi d'aria quindi quello che accade è che se in quella stanza è presente un contagiato l'aria che espira verrà risucchiata dal purificatore il virus sarà reso inerte e quindi si abbatte è impossibile parlare di uh, annullamento del rischio però sicuramente si abbatte in maniera significativa il rischio che le altre persone nella stanza Possano essere infettate dalla persona contagiosa. Ecco, viene utilizzato, può essere utilizzato in qualsiasi tipo di luogo, è l'ideale, per esempio, per un luogo come le scuole, come gli ospedali. In questo momento, per esempio, dove viene utilizzato? Allora, è un dispositivo idoneo ad essere utilizzato davvero in una molteplicità di, di contesti, tutti quelli che ha citato, scuole, ristoranti, uffici, anche ospedali. Uh, allora per rispondere anche alla seconda domanda, è utilizzato in moltissime scuole in Italia uh, e anche da alcuni ospedali, ad esempio il Meyer di Firenze adotta questa tecnologia nel reparto di pneumologia, ci sono moltissime scuole, rome, le cito tutte per non far dispiacere que quelle che non citerò, ma ci sono molte scuole che adottano questa tecnologia, come pure alcuni ristoranti, alcune catene uh, alberghiere. È un progetto tutto italiano, è stato brevettato proprio qui nel nostro paese? siamo una startup innovativa che ha depositato i propri progetti. Il brevetto DFS è un, però un brevetto americano. Quanti modelli ci sono? Allora Abbiamo due modelli, il Compact e il suo fratello maggiore che è leggermente più grande. Uh, diciamo, Il Compact ha le dimensioni di alto 50 cm, quindi davvero può essere anche appoggiato oltre che per terra su una mensola e pesa meno di 7 kg. Il suo fratello maggiore è una, una piccola colonnina, è alta 80 centimetri. Diciamo, uno fa, è in grado di eh, purificare 255 metri cubi d'ora, il fratello maggiore il doppio. Ecco, appunto, noi stiamo vivendo l'emergenza sanitaria, però in realtà, come abbiamo detto anche all'inizio, è comunque uno strumento che può essere utilizzato anche quando tutta questa, questa emergenza comunque finirà. Assolutamente, assolutamente, bloccando particelle fino a 7 nanometri, vuol dire che andrò a bloccare, ovviamente. Quindi tutti i virus che inevitabilmente continuano ad esserci come quello dell'influenza, però anche odori, eh, spore di muffe eh, e tutto quello che fondamentalmente sono i composti organici volatili che comunque con, ehm, degradano la qualità dell'aria che respiriamo. Secondo noi questo sistema dovrebbe essere utilizzato ovviamente a prescindere dal Covid e con continuità. Ovviamente noi sempre consigliamo in abbinamento ad una buona abitudine di aerazione. Aria, in questi mesi abbiamo noi tutti imparato ad utilizzare le mascherine per proteggere le vie respiratorie naso e bocca. Abbiamo imparato ad utilizzarle e anche a sceglierle. Nelle prossime interviste e delle testimonianze davvero uniche, vi raccontiamo di due realtà, due prototipi di maschere che permettono proprio una protezione totale e sicura del nostro organismo. Io ho scelto la Lamasca. Posso lavorare con te tutta la giornata senza alcun disagio. Con te mi sento di nuovo al sicuro, in ogni luogo. Si chiama Lala Masca, acronimo di leggerezza, aria, longevità e ambiente. Ed è una nuova maschera semifacciale per un uso prevalentemente professionale in ambito sanitario, ma cerchiamo di capire meglio in cosa consiste questo nuovo dispositivo. E ne parliamo con Mattia Lala, responsabile ricerca e sviluppo New Euro App. Buonasera! Sì, salve. Grazie per essere eh. qui con noi. Ecco, se ci può spiegare meglio in cosa consiste questo nuovo dispositivo? Certo, allora, la Lamask è una mascherina innovativa, nata, diciamo, dalla, cioè, dal connubio della ricerca scientifica e dello sviluppo, eh, con una progettazione congiunta insieme al Politecnico di Bari, che è un tempio della scienza del nostro territorio pugliese. Eh, in particolare con il DM3, che tra l'altro è il Dipartimento d'Eccellenza della Ricerca. La Lamask si frappone sostanzialmente tra quelle che sono le classiche mascherine chirurgiche, quindi dispositivi medici, e i DPI, più onerosi DPI, cioè dispositivi di protezione individuale. E nasce pensando soprattutto a quello che è il settore e eh, core business dell'azienda di cui sono responsabile di ricerca e sviluppo, ovvero New Eurart SRL, che eh, lavora prevalentemente nel settore and gas. Eh, I nostri operatori utilizzano dispendiosi dpi molto pesanti, le classiche semi maschere facciali con filtro sostituibile. Allora nel periodo di piena pandemia si è pensato al perché gli operatori sanitari non dovessero avere un dispositivo equivalente o equivalentemente prestante. Ecco come nasce la maschera, se prendiamo una classica mascherina chirurgica, ha ah, delle pecche evidenti, cioè il fatto che non possa proteggere chi la indossa prima di tutto perché lascia traspirare aria dalle parti diciamo, di non completa aderenza e allo stesso tempo i DP che sono entrati diciamo, in, um, a, a protezione degli operatori sanitari non riescono a sopperire a tutte quelle richieste che sono richieste appunto in ambito sanitario come per esempio eh, lanti o avere una respirazione agevolata e un po' più consona al tipo di lavoro ehm, che devono condurre. Ecco come nasce la Lamask, che come eh, lei ha già anticipato è acronimo di leggerezza, aria, longevità e ambiente. Ecco, Io questo progetto ne... è nato nella prima fase della pandemia, è passato un anno, come è andata? Si può fare un bilancio? Sì, allora eh, sicuramente in termini di io qui ho un dispositivo, come si può vedere, è, è differente rispetto alla prima versione nata appunto durante la prima fase di pandemia e da qui già si può fare un, bi un bilancio, cioè sono stati fatti grossissimi passi avanti. Innanzitutto il filtro ha avuto uno step evolutivo importante in quanto non è più un semplice DM di tipo 2, ma bensì è passato alla classe di tipo 2R, quindi adesso... Può essere tranquillamente utilizzata anche nel sale operatorio, avendo eh, superato i test eh, anti sangue sintetico, e, e allo stesso tempo si è raggiunto con lo stesso filtro un'efficienza BFE, quindi di filtrazione batterica, pari al 99,9%. Inoltre, eh, la linea è stata completamente, diciamo, eh, completata. Ehm, e i livelli di produzione sono aumentati dai 1500 2000 pezzi iniziali si può arrivare tranquillamente a pieno regime su tre turni intorno ai 7500 8000 pezzi di produzione. Inoltre è in corso un'importante fase di diciamo non di upgrade, non utilizzerei questo termine, ma di certificazione ausiliaria come DP. Cioè, mentre attualmente la certificazione CE di cui dispone l'ala Mask che non è più soltanto ehm, conforme alla direttiva medica 9342 CE, ma anche al nuovo regolamento, il 2017-745 UE, ehm, sta per essere certificata anche come DP, un DP N1827 di classe P2-P3. Quindi sarà il primo dispositivo al mondo ad avere una doppia marcatura CE, sia come DM che come DP. Questo per entrare in favore anche di altri settori di utilizzo che possono essere settori industriali eh, oltre che quelli appunto sanitari di cui è già diciamo pienamente certificata La sanitaria quindi ci ha insegnato quanto sia importante il concetto di purificazione dell'aria. La mascherina è il dispositivo più utilizzato in questo periodo emergenziale. Ma c'è un dispositivo tecnico con una innovazione tutta italiana. Si chiama POP e si è applicato all'interno di, di un qualunque tipo di mascherina, serve a proteggere da virus e batterie. Ne parliamo con Stefano Sala, che è in collegamento con noi. Buonasera, dottor Sala. Buonasera a voi, buonasera a voi. Abbiamo appunto anticipato questo nuovo dispositivo, POP, ma ci spieghi meglio lei in che cosa consiste e qual è la sua particolarità? Beh, dunque, innanzitutto è un dispositivo che, come l'hai detto bene, è italiano, è frutto di una ricerca di quasi due anni della mia azienda farmaceutica Zucari. Eh, noi abbiamo, ci siamo posti il problema circa due anni fa eh, di tutte le, di, in qualche modo, le problematiche che le mascherine hanno portato nella nostra vita. Um, inizialmente credevamo che il tema fosse esclusivamente legato alla protezione, ma poi cercando di capire meglio che cosa pensasse un consumatore della mascherina ci siamo resi conto eh, che i problemi che le persone sentono usando la mascherina sono molteplici. E forse il più importante in assoluto è quello che tecnicamente si chiama l'anossia, cioè la carenza di ossigeno derivata da eh, una, una respirazione carente, no? in quanto la mascherina alla fine rappresenta un, una barriera alla nostra respirazione. L'altro grande tema è purtroppo quello dell'autorespirazione, o meglio, eh, del fatto che ognuno di noi, senza rendersene conto, è un po' ostaggio del proprio alito e quindi in qualche modo eh, eh, non gradisce eh, sentire in qualche modo l'odore prodotto da se stesso. E purtroppo noi apparteniamo a una generazione che non ha dovuto fare i conti con questa nuova variabile del nostro organismo. E, e tutto questo ha prodotto un grande rifiuto della mascherina. No? Ognuno di noi lo sappiamo benissimo, non, non ha nessun desiderio di indossare una mascherina eh, per nessuna ragione. Eh, molto spesso la nozia produce eh, dei, dei mal di testa la sera, produce un pochino di calo della concentrazione, della memoria, uno stato di, di stanchezza no? che noi ci trasciniamo. Fino a sera, e, e diciamo questo cattivo odore, soprattutto per i fumatori, eh, sicuramente non, non aiuta e non invoglia all'uso della mascherina. Eh, per cui, per concludere, direi che il tema della protezione, più che un incremento della protezione, si può, si può spostare eh, al, all'uso corretto della mascherina. No? Prima ancora di capire se una mascherina protegge o meno, eh, bisognerebbe domandarsi se la mascherina viene utilizzata o meno. E Pop, questo dispositivo tecnico, ha la funzione di rendere la mascherina gradevole, di aiutare la respirazione stimolando eh, tutto il sistema respiratorio e con la sua profonda balsamicità, ma anche di proteggere di più, non tanto perché migliora la protezione della mascherina, ma perché aumenta il tempo in cui noi siamo disposti a indossare una mascherina durante una giornata. Quanto dura l'effetto di questo dispositivo all'interno della mascherina? Ma guardi, il dispositivo è un prodotto molto semplice, magari ne approfitto se è possibile per fargliene vedere uno. Certo. Eh, questa è una scatola, diciamo, di Pop e all'interno di questa scatola è possibile ehm, eh, trovare eh, questa specie come di cartucciera che contiene eh, 12 dispositivi. Il dispositivo viene staccato da questa cartucciera. così come sto facendo io, eh, la pellicola viene tolta. All'interno del prodotto c'è una piccola, eh, diciamo, pallina che contiene degli oli essenziali puri. Questa pallina viene rotta. Per liberare eh, le essenze che servono al raggiungimento dello scopo che ho descritto. Attraverso questa membrana che si vede sul retro, questa membrana diciamo bianca, gli oli possono uscire no? e in qualche modo produrre l'effluvio balsamico di cui abbiamo parlato fino ad ora. Se un genitore volesse comunque inserirla in una mascherina per i bambini, possono utilizzarla anche loro? Allora, assolutamente sì. Io per esempio ho tre figli, eh, due gemelli di 10 anni e una bimba di 8. Che eh, non vanno neanche a scuola se non hanno messo il pop all'interno della loro mascherina perché me, la, me lo chiedono attivamente. Eh, ma a parte questo, le, per rispondere alla domanda di prima, il prodotto dura 8 ore e quindi un'intera giornata di utilizzo. No? E, per chiarire il tema della sicurezza, voi immaginatevi che tutto quello che è contenuto all'interno di questo prodotto è commestibile. Per cui eh, in realtà eh, diciamo che eh, eh, parto dal presupposto che una cosa che noi possiamo mangiare, sicuramente la possiamo respirare con la massima eh, serenità e in qualche modo eh, certezza di non recare danno al nostro organismo. Assolutamente. Ecco noi facciamo sempre riferimento all'emergenza sanitaria, ma in realtà è un dispositivo che può far comunque parte della nostra vita, anche successivamente, appena usciremo ovviamente da questa emergenza. Non c'è dubbio, eh, voi immaginatevi che eh, prima di questa emergenza in Italia si utilizzavano 2 milioni di mascherine al giorno. Parliamo dell'industria alimentare, parliamo del mondo della sanità, della salute in generale, parliamo dell'industria delle verniciature dove ci sono delle polveri, e dei, dei, di zone dove ci sono lavori pesanti. Per cui diciamo che l'uso della mascherina eh, oggi per noi è diciamo, ha uno spot acceso ed è un tema che, che in qualche modo eh, eh, fa parte della nostra vita. Eh, ma faceva parte della vita eh, di due milioni di persone eh, eh, anche, prima, anche prima di questa pandemia. Pop è è diventare un punto di riferimento per chiunque deve indossare una mascherina per 7-8 ore e la sera evidenzia tutti i problemi, come abbiamo appena detto, che le mascherine in qualche modo mettono in luce. E anche questa puntata di LIFE Ambiente, Salute e Società termina qui. Abbiamo fatto un viaggio alla scoperta della CO2. Abbiamo visto quanto è presente all'interno degli ambienti, come è possibile anche purificare eh, l'aria nelle scuole, nelle case, negli ambienti di lavoro. Noi torneremo a parlarvi di salute, ambiente e società, tre temi che si intrecciano sempre e quotidianamente tra di loro, nella prossima puntata di LIFE. Vi aspetto.